Siamo con Pierfrancesco Cardillo, portiere del San Carlo. Per l'ultima giornata, portiere del San Carlo. È arrivato un pareggio per 2-2 in questa ultima giornata. Stagione positiva, forse la partita di oggi rispecchia un po' quest'anno. Cioè, bene in alcuni tratti e poi vi manca sempre quel qualcosina in più, è vero? No, vabbè, dai, la partita di oggi è stata una festa perché è l'ultima partita dell'anno. Non avevamo più niente da dire al campionato e volevamo divertirci. Io sono la punta, ho giocato in porta. Oggi l'avete sbloccata, poi forse vi è mancata un po' di cattiveria sotto porta per chiuderla. Sì, ci è mancato quella, un po' di brillantezza in più, un po' di cazzimma in più. Io ho fatto un paperone, cioè, sul gol. Vabbè, 2-2, siamo contenti, l'anno prossimo si ricomincia l'anno prossimo. Il Precotto ha vinto questo campionato con un distacco abbastanza considerevole, eppure andate e ritorno li avete sconfitti. Questo aumenta il vostro rammarico oppure secondo te non potevate obiettivamente fare più di così? Potevamo benissimo fare di più di così, potevamo vincere questo campionato a occhi chiusi. Ci sono state delle cose difficili da spiegare che ci hanno portato ad aprile, marzo-aprile, a sfaldarci. Però dai, è stata una bella annata e i rimpianti sono tantissimi, perché potevamo vincerlo. Forse rammarico anche per i tanti pareggi. Voi siete una delle squadre che avete pareggiato di più in questa stagione. Ci sono state un po' di partite dove obiettivamente potevate portare a casa il bottino pieno e invece... Tantissimo. Sì, no, è vero. C'è da dire che dopo poco si è rotta la punta, poi si è rotto il nostro capitano che poi ci ha seguito come allenatore tutto l'anno. Un po' di sfighe, un po' di che siamo sempre i soliti contati, non abbiamo la panca lunga, questo è un grosso problema per fare 30 partite. E niente, l'anno prossimo ci riproviamo. Vi facciamo comunque i complimenti per quest'ottima stagione e in bocca al lupo per l'anno prossimo. Grazie Crepi. Ciao.